Una casa per l'estate. Giusto un mesetto per riposare, anzi 3 settimane, ha detto al telefono papà, parlando col signore che ha messo l'avviso sul giornale. Affitto la mia casa, fatto raro, per l'estate a un prezzo straordinario. Agostino e Orlando l'han sentito, s'eran già messi a letto, ma questa è una notizia, comincia la vacanza! E fantasticando su quello che faranno, sprofondano in un sonno saporito. L'indomani si parte, armi e bagaglio, per vederla questa sceccheria. Il papà ha detto, se non sbaglio, arrivati al mare è la prima della via. La casa è bella, sorridente, esposta al sole. Però vi devo dire, precisa il locatario, che è una casa un poco birichina, dispettosa se vogliamo, ma certo non cattiva. Birichina? Che vuol dire? Mormora papà che ha sonno e vuole riposare. Riposare, no! Sbatacchiano in coro le persiane. Noi siamo canterine! A levar del sole come uccellini, intoniamo insieme i cori degli alpini! E io che non ho fatto il militare? Brontola papà, a cui pare di sognare. La mamma in cucina s'è data un gran da fare con pentole e padelle, cui piace litigare. Siete basse, siete basse, dicono le pentole le altre. E voi grasse, rispondono le padelle, e certo poco scaltre. Ma possibile, dice la mamma, che un momento di pace non si cerchi? E quando finalmente le ha convinte, comincia il litigio dei coperchi. Poi tocca alle tazzine, ai piatti, alle posate, è tutto un concerto di tromboni. Per fortuna che dorme la dispensa e non urlano spaghetti e rigatoni. I soli che sembrano contenti sono in effetti i due bambini, che hanno già fatto amicizia col tappeto e ridono dietro i comodini. Conto fino a 30, al massimo 38, dice il pendolo, e tutti a correre per casa, a nascondersi in camera o in salotto. Nel bagno non sospetta, attenti alla cassetta. C'è scritto sulla porta. Perché senza pudore a chi si siede sussurra che popò, mizzichetta, e ride, che anche a non volere si fa in fretta. Il letto invece è un galantuomo e dice sobrio, guarda che domattina non aspetto, svegliati alle 8, poi non so più il letto. Cosa sei? Chiede Agostino incuriosito. Mi trasformo, per l'ospite è gradito. Ti trasformi? E in cosa ti trasformi? Oh, mio caro, in quello che hai sognato. Al mattino puoi vederlo realizzato. Anche la maestra? Chiede il piccolo tremando. Se è quello che ho sognato. Oh, non temere, risponde il letto. A far la maestra non sono autorizzato. Ciò che successe quell'estate, a raccontarlo non ci credereste. Giochi, risate, balli e grandi feste. Con orchi, maghi e fate. Mi basta solo dire che stare in quella casa era tanto divertente che non si andò neanche un giorno al mare. E all'ultimo si arriva senza fiato. Altro che riposare. Papà ha le occhiaie fino ai piedi, la testa vuol scoppiare. Meno male che si torna a lavorare. I bambini invece, che tristezza, salutano la casa con grande tenerezza. Anche il tavolo da pranzo e le poltrone sentono nel cuore un gran magone. Piange il pendolo, piangono le persiane, singhiozzano la pasta, il vino e il pane. Piange sommessamente anche il bidet. A furia di piangere, allagherà il parquet. Che sorpresa questa casa! Tutto è un gran divertimento, sembra dire ci vuol poco per sorridere contento. Basta essere curiosi e lasciarsi un po' stupire, canta allora una persiana e un armadio può gioire. Che sorpresa questa!